una scommessa vinta dal Paese e dalle Marche. È la sintesi della partecipazione della Regione a Expo Milano 2015, vetrina internazionale dove le Marche hanno saputo distinguersi da protagoniste con la loro storia, cultura, tradizioni e imprenditoria di qualità. Un bilancio assolutamente positivo per la Regione come per il Paese. Noi facciamo fatica a ricordare qual era il clima nei mesi precedenti l'Expo. Era un clima di chi pensava fossimo di fronte alla disfatta definitiva del Paese nell'incapacità di prendere e mantenere impegni internazionali importanti come quelli sul cibo, come quello dell'Expo. Ce l'ha fatta l'Italia, con essa la nostra Regione, che ci ha creduto, ha investito, ha permesso di avere dentro l'Expo numerose iniziative, oltre 500 aziende marchigiane che hanno partecipato all'Expo, tante occasioni per mettere in mostra la capacità, la qualità del nostro territorio in una grande vetrina internazionale come è stata l'Expo. All'esposizione internazionale, oltre che nell'area espositiva, le Marche erano presenti nello showroom Elica e nel territorio con le due porte d'ingresso e i 5 presidi. Qui si sono tenuti 100 eventi con il logo Expo. Sono state ospitate 39 delegazioni straniere, coinvolte 538 aziende marchigiane e 314 estere, nell'ambito di 45 attività di internazionalizzazione a carattere strettamente economico. Nelle due settimane di presenza nello spazio adiacente a Padiglione Italia, la Regione ha promosso 14 eventi e ricevuto la visita di 35.000 visitatori. Sul tema longevità e prospettiva di vita, lo spazio concesso alla Regione è divenuto una sorta di galleria d'arte che ha messo in mostra la storia, la poesia, il fascino che le Marche sanno offrire. La Regione mi ha dato la possibilità di presentare un progetto innovativo, quello che non hanno fatto molte altre regioni, lo dico. Noi abbiamo puntato molto sull'intelligenza, sulla qualità delle immagini, sulla ricerca delle immagini. E un'altra idea straordinaria che abbiamo avuto è quella di coinvolgere i giovani delle Marche che hanno raccontato la propria regione in una maniera, secondo me, alcuni straordinaria e non banale. Nell'auspicio che insomma il lavoro fatto continui, perché abbiamo bisogno di continuare a parlare dei temi importanti trattati in Expo. Quindi spero a un arrivederci.